Oh! Opla! Opla! Grazie Aldo! Grazie! Guardate come ballano le gondole attraccate in riva degli Schiavoni con l'aumento del traffico acqueo e della velocità in laguna. Per capire la protesta contro il moto ondoso manifestata dopo tanti appelli andati a vuoto anche all'ultima regata storica, bisogna partire da questa immagine. Gianpietro Del Puppo è il gondoliere che, dopo la protesta delle remiere, ha affrontato la tribuna delle autorità rivolgendosi direttamente al sindaco Luigi Brugnaro. Io quando sono andato a Macchia ho detto: dov'è il paladino della pedonale? Perché? Questo è un articolo fatto dalla Nuova Venezia. Lo sceriffo! Lo sceriffo! Dica lo sceriffo che venga qua, che parta dal Tronchito fino al Lido e venga a vedere a Remi la situazione che si vive. Quello si rende conto dei problemi che ha la città. Mestre è Mestre, Venezia è Venezia. Mestre ha i suoi problemi, ok? Venezia ne ha altri. Nell'acceso dibattito sul motondoso, Gianpietro Del Puppo è stato tra coloro che non hanno gradito le affermazioni del sindaco alla televisione nazionale riguardo alle remiere. Le battutine fatte contro quelli che facevano il motondoso, anche questi ragazzi che vanno in remiera, che vanno a remare, che parlavano anche di barchette a motore, che dicono: sindaco, faccia qualcosa. Comunque lo dico, questi ragazzi chiedono aiuto per una situazione drastica e lui li ha snobbati. Dopo dice Tizio, Caio, Sampronio, le varie associazioni, che comitati, scusami, ma perché devi sminuire queste persone? Che poi chiedo solamente il rispetto per loro, per l'imbarcazione, per lo sport, per andare in giro, rispetto della città. Il pericolo per queste gondole sarà nel momento in cui lasciano la riva. Il danno per le fondamenta di Venezia, invece, è costante. Io dico, ho 52 anni, ho paura di venire fuori. E quando vai all'altezza là, dove c'è la pietà, cadi Dio, è veramente, ho paura. Non voglio dire che no, ho paura, sarà l'età, sarà quello che vuoi, però ho paura.